È possibile trovare un filo conduttore tra la rivoluzione russa del 1917 e quello che ordina un russo oggi al ristorante? La rivoluzione è stata un fatto politico enorme, ma oggi che piove andiamo a scavare nel lato più intimo e privato. Un esempio su tutti lo possiamo trovare a Brest-Litovsk, cittadina oggi al confine tra Polonia e Bielorussia, dove nel 1918 si incontrano i diplomatici per discutere la pace della Russia. Si incontrano da un lato le potenze occidentali, i signori vecchio stile, in giacca nera, di una cortesia squisita, tutti conti, baroni, come minimo von qualcosa, facce da schiaffi con un rametto di quercia su per il sedere. Dall'altra parte sedevano sciatti comunisti rivoluzionari, reduci dall'esilio o dai carceri in Siberia. Avevano tutti dedicato la loro vita per combattere i privilegi aristocratici. Il generale Max Hoffmann racconta: «Non dimenticherò mai quella prima cena coi russi. Di fronte a me c'era un operaio stupito dell'argenteria che c'era sul tavolo. Non sapeva cosa farne. Alla fine usò la forchetta solo per pulirsi i denti». E c'era un contadino, Raman Stashkov, un autentico fenomeno russo, che quando gli chiesero quale vino voleva abbinare a una tal pietanza, rispose: «Mi porti il più forte». Oh, mio suocero a San Vitolo Capo diede la stessa risposta: «Che il ragazzo ci porti il vino più buono, quello più forte». Ora, questo contrasto tra il generale dai modi impeccabili e il contadino ignorante non era solo economico, era qualcosa di ben più complesso. Ogni società è una lotta e stare ai posti di comando significa appropriarsi simbolicamente del mondo che ci circonda. Pierre Bourdieu è stato un sociologo marxista immenso, aveva una prosa oceanica, la Proust per intenderci, quelle frasi che sai quando iniziano ma non quando finiscono. Nel suo libro La Distinzione lui spiega come i gusti non siano innati, ma siano il prodotto di campi di forza che possono essere analizzati. E a sua volta poi i gusti creano una sorta di filtro tra le persone che sono compatibili con noi e quelle che non lo sono. Secondo Bourdieu ci sono diversi tipi di capitale che lui suddivide in un modo molto raffinato, ma che io brutalmente semplifico, e sono quello economico, i soldi che hai, il capitale sociale, la qualità delle tue relazioni, e quello culturale, l'istruzione che tu possiedi. Tutto questo viene interiorizzato dalla persona fino a diventare habitus, cioè parte di noi. La cosa curiosa è che chi è immerso in un universo, diciamo, scolastico, come il generale impettito di prima, che aveva avuto la possibilità di frequentare le migliori scuole e aveva relazioni di ottimo livello fin dall'infanzia, è portato a dimenticare le condizioni storiche e sociali d'eccezione che hanno reso possibile ciò che è diventato. Diciamo che il generale sapeva di essere meglio del contadino, ma si era dimenticato perché aveva potuto diventare così, operando la grande rimozione tipica di ogni classe dominante in ogni società. Il generale era meglio del contadino perché il contesto familiare, in tutte le sue sfaccettature, era diverso. Bourdieu ripeteva spesso che la frase «la ragione è di tutti», o ancora meglio «siamo tutti uguali», è una frase altamente razzista. Certo che biologicamente siamo tutti uguali, ma non a tutti vengono fornite le stesse possibilità. Ecco cos'è stata la rivoluzione russa, il momento in cui il rimosso viene a galla, il momento in cui la classe operaia ha mostrato finalmente il conto alla classe dominante e gli ha più o meno detto: questo è Engels, Marx è di là, e gli ha più o meno detto: saremmo anche noi diventati come voi se avessimo avuto le stesse possibilità. È interessante analizzare i propri gusti, come propone di fare Bourdieu. Mi è capitato diverse volte di andare a cena con dei russi sulla cinquantina o sessantina. Una volta ordinato al ristorante, c'è un momento in cui le persone si guardano attorno e si chiedono: avremmo ordinato abbastanza? È un istante che racconta molto della vita di chi ha vissuto prima in Unione Sovietica tirando la cinghia e poi di chi ha sofferto la fame negli anni 90. A un europeo non viene mai questa paura. E infatti, quando sono arrivato in Russia 15 anni fa, potevi vedere delle persone, che ne so, con l'iPhone e la BMW, ma che vivevano in una stanza lercia in una comunalca. Erano fatti per me inspiegabili, ma che in realtà sono spiegabilissimi. Una signora che conosco sulla sessantina in Italia ha comprato un vestito. Era identico a quello della sua amica. Quando è tornata in Russia l'ha invitata, l'ha messo e le ha detto: «Hai visto? Ho comprato il tuo stesso vestito in Italia
ma a metà prezzo. Questo era il suo ideale di bellezza, intriso di costrizioni e difficoltà. Per noi figli della classe media questo è inconcepibile, il nostro complesso è quello dell'originalità. Noi preferiamo comprare dei quadri astratti di cui non capiamo nulla, ma per sentirci un po' particolari, no? Perché la trasmissione del potere è un fatto in primo luogo simbolico, ma, cosa che va evidenziata, sotto il segno della naturalezza. La classe dominante opera sempre una sorta di violenza simbolica sulle persone meno colte, meno istruite, meno introdotte. È vero, Carlo? Dai! Un esempio su tutti sono quei genitori che hanno fatto grandissimi sacrifici per permettere ai propri figli di laurearsi in un'epoca in cui è pieno di laureati, quindi la laurea subisce un processo di inflazione e i criteri che servono per trovare lavoro sono ben altri. Quando vediamo la prima alla Scala col Presidente della Repubblica e tutte le persone imbellettate, quella non è solo una questione di gusti, è implicitamente uno stile di vita eletto a modello, al quale però non tutti noi abbiamo avuto accesso. Ma nel capitalismo c'è anche chi dal nulla emerge, e questo se fantastic, perché nella vita non c'è nessuna costrizione, ma solo un grande condizionamento. Niente è scritto e predefinito. Capita che uno abbia tutto a disposizione e non ce la fa, e uno non c'ha nulla e ci riesce. Ma chi ha maggiori possibilità, quindi sociali, culturali, economiche, simboliche, eccetera, di partenza, ha maggiori possibilità di farcela, e quell'uno su mille che ce la fa mette a posto le coscienze di tutti. Bourdieu oggi sarebbe profondamente indignato contro i complottisti, conservatori o progressisti, perché operando una costante semplificazione e banalizzazione della realtà fanno lo stesso gioco di coloro che vogliono attaccare. Perché i membri della classe dominante non hanno la possibilità di creare le regole del gioco, ma le possono assorbire in varie forme fin da piccoli. Ma non è finita qui. Bourdieu spiega come il savoir-faire, quindi quei modi affabili, con la battuta pronta, sempre sorridenti, non è una forma di intelligenza innata, è il prodotto di una costruzione culturale, è il segno tangibile di una cultura incarnata. Credo che quel fenomeno russo a Brest-Litovsk avvertisse tutta la sua goffaggine, ma non sapesse da che cosa era derivata, perché Marx, ammesso che l'avesse letto, si era fermato ai processi economici, non era andato così a fondo. Ecco allora la lezione di Pierino Bourdieu. La vera grande rivoluzione è che illuminare le regole sociali attraverso le quali la società funziona aiuta a sradicare un pregiudizio, quello di credere che certi fattori siano naturali e quindi immodificabili, quando in realtà sono il frutto di determinate condizioni sociali, culturali, economiche. Questo non risolve automaticamente la questione, ma aiuta chi è rimasto indietro a capire perché si trova lì, perché non è colpa sua e come si può, almeno parzialmente, riparare al danno. E se non ci riuscirà, potranno riuscirci i suoi figli. Alla fine aiuta a sentirsi un po' più liberi e un po' più giusti.